Questo progetto di efficientamento energetico dell'intero campus opera a tre livelli. Il primo riguarda la sostituzione delle centrali termiche con nuovi impianti ad alta efficienza energetica che porteranno a una riduzione del 20% dei consumi. Il secondo intervento consiste nella realizzazione di impianti fotovoltaici, grazie a cui l'università coprirà il 24% del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili. Da questi due interventi deriva un forte abbattimento delle emissioni di CO2 di 232 tonnellate all'anno. Per dare un'idea, è come se piantassimo nel nostro campus ogni anno 580 nuovi alberi. L'enciclica Laudato Si ci ispira in questo progetto, ma anche nella visione complessiva della proposta della nostra università. Lo fa soprattutto perché propone una ecologia integrale, in cui l'attenzione alla natura viene collocata all'interno di uno sguardo esistenziale, più ampio sull'esperienza della vita umana. Così l'ascolto del grido della terra si accompagna con l'ascolto al grido dei poveri per mettersi al loro servizio e allo stesso tempo con la promozione di stili di vita nuovi, innovativi. Per noi la natura non è soltanto un ambiente, è un cosmo, è creazione, è opera delle mani di Dio che porta in sé la traccia di colui che ci ha creato. L'università è da sempre un luogo di formazione per eccellenza, di trasmissione di sapere e anche di innovazione della ricerca. Dunque è molto importante che sia un'università a impegnarsi in questo ambito. Direi fondamentalmente per due motivi. Il primo è che i giovani sono molto sensibili alla questione ambientale ed è importante che trovino delle istituzioni che sono al loro fianco non soltanto per dei valori ideali, ma per delle realizzazioni concrete. E il secondo è che noi salesiani siamo in prima linea nell'ambito dell'educazione. Tra le tante reazioni che abbiamo avuto alla presentazione di questo progetto da parte dei giovani della nostra università, mi ha particolarmente colpito quella di Gloria, una ragazza disabile che studia presso di noi. Salendo sul palco, quella sera Gloria ci ha detto: "Io quando vado in vacanza d'estate uso la mia sedia a rotelle elettrica e ogni volta che bisogna caricare le batterie mi rendo conto che tolgo delle risorse al pianeta. Per questo ho scelto di far installare due nuovi apparati fotovoltaici perché anche la mia sedia a rotelle possa essere ricaricata con energia rinnovabile." Mi sembra una testimonianza molto bella che fa vedere anche in una situazione di difficoltà come tutti possiamo contribuire a un nuovo stile di vita e a una nuova mentalità.